Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Giulia Ruffino e sono qui con le dottoresse Giulia Volontario e Marianna Nobile, membri del comitato organizzativo del secondo congresso nazionale di ecobiopsicologia dal titolo La vita si fa mente, che si terrà a Milano il 18 e il 19 maggio. Buongiorno Giulia, buongiorno Marianna. Buongiorno Giulia. Buongiorno, buongiorno Giulia. Allora, mancano pochissimi giorni al congresso e vi chiedo se potreste raccontarci con un'immagine, l'esperienza di preparazione del congresso in quanto membri del comitato organizzativo. Sì, certamente, volentieri Giulia. Allora, l'immagine che a mio avviso ben simboleggia l'esperienza del comitato organizzativo di questo congresso potrebbe essere l'immagine del girasole e provo a mostrarne la logica sintetica. Il fiore, il girasole, è nutrito dalla fertile terra che potrebbe essere lo storico corpo Aneb. Il disco, il centro del girasole, per me è Sonia Colombo, coordinatrice del comitato organizzativo del congresso, capace di tenere insieme e mettere in dialogo quelli che sono i petali del girasole, ovvero noi, membri del comitato organizzativo. Il tutto è orientato dalla luce del sole verso cui il girasole si muove. Per me la luce del sole è Diego Fregoli, creatore di forme che l'ecobiopsicologia è in grado di raccontare. E provo con la mia immagine. Allora, l'immagine che mi ha guidato in questi mesi di lavoro, di preparazione al congresso, è stata quella invece di una barca pronta a salpare. Ho avuto la sensazione che noi del comitato organizzativo siamo salite a bordo di questa barca e Sonia, da brava capitana, ci ha proprio orientate, attribuendoci dei compiti, ma anche spronandoci ogni tanto appunto ad andare un po' oltre la soglia, quindi a sperimentarci a volte in contesti che magari non, dove non ci eravamo ancora confrontate. A volte le acque sono state un pochino più tormentate, proprio per le tante cose da portare avanti, a volte la navigazione è stata un po' più tranquilla, ma è stata proprio la condivisione di un codice affettivo comune che ci ha permesso, secondo me, di arrivare proprio fino a qui. E la stella polare che ha orientato appunto il nostro lavoro, credo sia stata proprio l'ecobiopsicologia e gli insegnamenti del dottor Frigoli. Adesso in qualche modo stiamo proprio arrivando in porto perché manca solo una settimana e quindi quello che io sento è proprio il desiderio e la curiosità di assistere a questo evento, a questa parata di stelle che si alterneranno durante il congresso. Due bellissime immagini che ci attivano l'immaginario e ci preparano al congresso. Vi chiedo quindi di dirci qual è l'emozione che avvertite ad oggi, visto che manca così poco, dall'evento. Sì, allora attualmente per me si stanno condensando in realtà fondamentalmente due emozioni. La gioia, che la posizionerei un po' nel mio centro, quindi nel cuore, e una moderata paura, invece posizionata nel ventre. In questo periodo però queste emozioni iniziano un po' a prendersi a braccetto e in punta di piedi si stanno direzionando verso le giornate congressuali. Allora, condivido anch'io un'emozione di Giulia, che è la gioia, quindi sento proprio che si sta attivando dentro di me e forse sono anche portata a immaginarla proprio per le persone che vedrò in presenza al congresso, quindi anche la possibilità proprio di vederci. Quindi questa è una cosa che mi piace molto e mi dà molta gioia. E l'altra è la curiosità, quindi è proprio un'emozione che sempre mi accompagna quando faccio qualche cosa di nuovo e quindi direi proprio queste due. Vi ringrazio per questa condivisione e intanto colgo l'occasione per ricordare che il congresso si terrà a breve, il 18 e il 19 maggio a Milano e che potrete partecipare in presenza o in modalità online. Le iscrizioni sono ancora aperte, quindi vi aspettiamo numerosi. A presto. Grazie, a presto.